Tutto quello che poteva andare storto lo aveva fatto per il Del Duca Grama in questa prima parte di stagione. I castiglionesi si trovavano ad occupare l'ultima piazza in classifica, seppure in compagnia della Comacchiese, e avevano la necessità di cambiare marcia già a partire dal match di oggi pomeriggio contro il Masi Torello Voghera, altra squadra che sembra fortemente indiziata a un campionato di sofferenza. Si inizia bene per i padroni di casa perché al secondo minuto di gioco, su corner, svetta su tutti Mingozzi. Vantaggio dunque per il Del Duca Grana, vantaggio importante per cercare di indirizzare il match a beneficio proprio dei Ravennati, esultanza con i propri compagni per il numero 6, ma al 22esimo minuto cambia nuovamente l'inerzia dell'incontro perché il Masi Torello manovra il pallone sulla sinistra in area di rigore, le finte, il piazzato, perfetto, quello di Fregnani. Niente da fare per il portiere Casadei e match che torna dunque sul filo dell'equilibrio, anche perché nuovamente, 10 minuti più tardi, il Masi Torello è in attacco, spinge la squadra ospite, vuole cavalcare il momento giusto per poter approfondire ciò che aveva sostanzialmente già conquistato precedentemente, ovvero la possibilità di passare in vantaggio sul cross di Quarella. C'è il colpo di testa sotto porta di Negri, 2-1. Gol dunque che permette al Masi di gestire l'incontro e spostiamoci allora al 44esimo minuto del primo tempo, altra discesa in questo caso sulla sinistra, è davvero tutto troppo facile per Fregnani per firmare la propria doppietta, ma in questo caso la difesa del Duca Grama ha lasciato molto a desiderare. Siamo allora nella ripresa, siamo all'82esimo minuto, non è arrivata la reazione veemente che ci si poteva auspicare in casa del Duca Grama e allora chiude i conti il Masi Torello Voghera con Negri, anche per lui doppietta, a 8 dal termine, arriva l'1-4, dunque punteggio che si definisce, c'è tempo però un minuto più tardi per assistere alla possibilità per il Del Duca Grama con il cross di Rosti, l'intervento sbagliato del portiere, degli ospiti Campi e Ndiaye, lui l'ultimo a spingere il pallone in fondo al sacco, il gol del 2-4 che permette dunque al Del Duca Grama di accorciare le distanze, di arrivare appunto a questo punteggio che però sarà anche quello finale, match che termina proprio sul 2-4.